Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Entrano nel vivo le indagini sull'omicidio del 22enne di Vasto, Italo De Lisa, è fissato per domattina. L'incidente probatorio con l'esame di telefoni e strumenti informatici della vittima e dell'indagato Fabio Di Lello. Andrea Costantini. Si terrà domattina l'incidente probatorio per la vicenda dell'omicidio del 22enne di Vasto, Italo De Lisa, freddato da colpi di arma da fuoco nel pomeriggio dello scorso 1 febbraio e per il quale è indagato il 34enne Fabio Di Lello, rinchiuso in isolamento nel carcere di Torre Sinello a Vasto. L'appuntamento è fissato per le ore 10 a Pescara, presso lo studio dell'ingegnere Domenico D'Orazio, il consulente della Procura di Vasto, laddove si svolgerà l'accertamento tecnico irripetibile sui cellulari, tablet e in generale strumenti informatici dell'indagato e della vittima. La procura tenterà dunque di cristallizzare le prove. L'esame servirà agli inquirenti per ricostruire le dinamiche immediatamente antecedenti il delitto, per capire, tra le altre cose, se qualcuno aveva avvertito lo stesso Fabio Di Lello della presenza in via Perth quel pomeriggio di Italo De Lisa, ovvero il giovane che lo scorso luglio aveva investito e ucciso la moglie di Di Lello, Roberta Smargiassi. Con il consulente della procura ci saranno anche quelli di parte dell'indagato e della famiglia della vittima. Non ci saranno i rispettivi avvocati. Verranno notate le chiamate fatte negli ultimi giorni, gli sms scambiati, messaggi inviati tramite social network alla ricerca di elementi che possano essere utili alle indagini. E mentre l'inchiesta sul delitto va avanti ed entra nel vivo, resta il dolore immane nel quale sono state catapultate le due famiglie. I genitori di Italo De Lisa rivendicano d'ora in poi la necessità di vivere questo dolore nel pieno della loro riservatezza, lontani dai riflettori e dal clamore mediatico, e provano a stemperare il clima. Non odio nessuno e non proviamo rancore, chiediamo solo di restare tranquilli e rispetto per la morte di nostro figlio, ha dichiarato Angelo, il papà della vittima. Ieri mattina invece, per la prima volta da quando è in cella, i genitori di Fabio Di Lello, papà Roberto e mamma Lina, hanno incontrato il figlio, evento preparato dai legali dell'indagato Giovanni Cerella e Pierpaolo Andreoni e autorizzato dal GIP Caterina Salusti, un momento toccante nel quale il giovane, alla vista dei genitori, è scoppiato in lacrime per poi tornare in quel silenzio nel quale si è rifugiato dopo il delitto e dal quale gli stessi legali provano a ridestarlo, per ora vanamente. E mentre proseguono le indagini della Digos per identificare gli autori dell'atto incendiario nei confronti del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, a Daniele Sebastiani arriva la solidarietà anche del mondo imprenditoriale cittadino. Paolo Renzetti. Proseguono le indagini della Digos della Questura di Pescara per cercare di identificare i responsabili dell'atto incendiario commesso due notti fa ai danni delle due autovetture del patron biancazzurro Daniele Sebastiani. Le immagini delle telecamere mostrerebbero qualcosa di interessante su cui si stanno facendo approfondimenti. Intanto, oltre al mondo dello sport, anche l'imprenditoria cittadina manifesta vicinanza al presidente della società biancazzurra. Quello che è successo ci ha colpito tutti perché certe manifestazioni, mi permetto di definirle così, non fanno parte della cultura della nostra città. Lascia perplessi un attentato incendiario con delle conseguenze che ci potevano essere estremamente gravi. Lasciano estremamente perplessi perché nella nostra città sì, sono successi fatti eclatanti, ma questi accadimenti che ricordano alcuni fenomeni in particolare del sud Italia, mi dispiace dirlo, ma è così, da noi non si erano mai visti. Per cui devo dire la verità, al di là dell'immagine della città, e ha detto bene Daniele Sebastiani, qui lasciamo perdere la Pescara Calcio, l'immagine della città che ne esce male. Pescara è sempre stata una città estremamente accogliente, per cui questo, quello che è accaduto lascia molto molto perplessi, e io mi auguro che quanto prima le forze dell'ordine mettano le mani addosso a questi delinquenti e li portino nelle patrie galere, perché è veramente grave quello che è accaduto. Il calcio è diventato un fenomeno globale, stiamo vedendo le cifre che vanno in giro, comprendiamo che forse il fenomeno va un attimino anche un po' arginato perché le cifre stanno diventando assurde. Il punto qual è? Un imprenditore come Sebastiani, che sei anni fa, sette anni fa rilevò una società di fatto fallita, oggi aver avuto successo, perché è innegabile che lui sia arrivato due volte in Serie A, ma la Serie A, come sempre,
sempre ci siamo detti, purtroppo è un campionato completamente diverso, dove le cifre che le dicevo, quella dilatazione delle cifre, porta per le piccole società come la nostra una gravissima difficoltà per essere competitivi. E il Consiglio regionale, che ha concluso i lavori ieri sera tardi a Pescara, ha approvato un documento a larghissima maggioranza con il quale si impegna il Presidente della Regione a promuovere presso il Governo tutte le azioni opportune necessarie ad ottenere un risarcimento pieno e omnicomprensivo degli effetti dell'emergenza del mese di gennaio. Il servizio. Individuare uno strumento giuridico alla fine della qualificazione del danno indiretto da maltempo, promuovere presso Enel Terna l'inserimento nella propria programmazione degli interventi necessari a garantire investimenti puntuali di manutenzione e potenziamento della rete, anche attraverso una rete alternativa di fornitura di energia elettrica in caso di emergenze e necessità, garantendo la verifica da parte della Regione Abruzzo degli interventi realizzati. Promuovere l'istituzione nell'ambito della struttura del componente Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, di un servizio di prevenzione multirischio, rischi geologici, idraulici e sismici. Promuovere un piano di interventi sulla sicurezza scolastica, garantendo investimenti per superare la vulnerabilità sismica, anche attraverso la realizzazione di nuove scuole e di poli scolastici. Richiedere la disponibilità di risorse aggiuntive relative al Fondo di Solidarietà Nazionale al fine di garantire tutti i danni del comparto agricolo. Aprire una vertenza a sostegno del sistema produttivo e per la riattivazione dell'economia nelle aree colpite. Sono questi gli 8 punti del documento sull'emergenza abruzzese approvato ieri sera a Pescara durante la seduta del Consiglio regionale sul maltempo. Un documento che, come detto, impegna il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, a promuovere presso il Governo tutte le azioni opportune e necessarie ad ottenere un risarcimento pieno e omnicomprensivo degli effetti dell'emergenza del mese di gennaio. Non solo analisi, ma anche proposta. Da un lato ricostruiamo tutto quello che è accaduto anche in termini numerici affinché diventi massa critica del dossier nei confronti del governo. Dall'altro apriamo una vertenza Abruzzo con una serie di proposte. Così il consigliere regionale Camillo D'Alessandro, che ha invitato tutte le forze politiche all'unità di intenti. Il documento è stato approvato a maggioranza con l'astensione del Movimento 5 Stelle, naufragato invece il tentativo dei grillini di istituire una commissione d'inchiesta. E nuovi scenari sul fiume Pescara e sul problema esondazione, ne ha parlato questa mattina il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Ascoltiamolo. Consigliere Pettinari, si parla oggi di fiume Pescara, di questo progetto per la costruzione di vasche di laminazione per combattere l'esondazione del fiume Pescara, un progetto che voi criticate, ma c'è anche dell'altro. È un progetto faraonico che costerà alle casse pubbliche 54 milioni di euro. Sono vasche di laminazione, grandi colate di cemento, approvate da Regione Abruzzo appunto, che andrebbero realizzate sui territori di Cepagatti, Rosciano, Manoppello e Chieti. Noi ci siamo opposti fin dall'inizio a queste grandi colate di cemento e abbiamo fatto una proposta alternativa, proposta di tanti laghetti naturali che avrebbero risolto veramente il problema. Oggi arriva il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che praticamente dà ragione al Movimento 5 Stelle, ma noi non vorremmo avere ragione. Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 27 gennaio 2017 dice che questo progetto non sembra risolvere i grandi problemi dell'allagamento della città di Pescara e quindi l'esondazione del fiume Pescara. Questo è un parere a mio avviso molto importante al quale l'amministrazione regionale dovrebbe attenersi perché sono in ballo 54 milioni di euro dei cittadini. Non vorremmo che dopo aver speso 54 milioni di euro dei cittadini ci accorgiamo che in effetti ha ragione il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel dire che questo progetto non risolverà i problemi e quindi noi per l'ennesima volta siamo qui a dire fermiamoci, basta. Abbiamo presentato un'interrogazione al Presidente della Regione Abruzzo per fermare, scongiurare la realizzazione di quest'opera e sposare il progetto alternativo naturale, possiamo dire, del Movimento 5 Stelle. E il maltempo continua a creare problemi nell'area Vestina, in particolare nelle ultime ore a Santa Maria di Villa Celiera, colpita da una frana. Il servizio dei colleghi di Vestina News.
Dopo la neve e il terremoto, adesso sono le frane a non dare tregua al comune di Villa Celiera. Già duramente colpita anni fa dalle frane che aveva investito Contrada Vagnola, ora a preoccupare è la frana di Contrada Santa Maria, un versante franoso di circa 500 metri che interessa 5 abitazioni ed ha portato già lo sgombero di una famiglia. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile 9 di Villa Celiera e l'assessore regionale Mario Mazzocca, che fa il punto della situazione su Villa Celiera e sulle frane che stanno interessando l'intero Abruzzo. In diverse zone della regione questi fenomeni sono fisiologici alla luce delle avversità meteo patite e quindi anche preannunciati. Mi riferisco alla zona Vestina in particolar modo e alla zona, tutta la fascia pedemontana del Gran Sasso, Pescarese e Teramano, anche nella Valle del Fino. La situazione geomorfologica dei siti è costituita massimamente da argilla e limi di quel tipo. Agevola la compresenza di il verificarsi di questi fenomeni così importanti come questa frana così imponente della frazione Santa Maria a Villa Celiera, così come anche in altre zone d'Abruzzo, mi riferisco all'Alto Vastese, al versante orientale della Maiella, in cui si stanno già verificando. È a 20 giorni dalle ultime scosse di terremoto e dopo i lavori di messa in sicurezza post sisma, il comune di Teramo riapre anche la scuola primaria e dell'infanzia di Piano della Lenta, dove venerdì riprenderà l'attività didattica, così come previsto dalla relativa ordinanza firmata oggi dal sindaco Maurizio Brucchi. Ordinanza con cui si dispone anche il trasferimento momentaneo dei bambini che frequentano il nido Pinocchio della Gammarana presso la struttura di Via Diaz a partire da domani. Restano invece chiusi, ricordiamo, con i bambini ancora a casa, la scuola dell'infanzia e il nido Accademia Pollicino a Collaterrato Basso. Cambiamo argomento, Libera il lavoro con due sì, questa è l'iniziativa referendaria che si è tenuta oggi a Chieti nel corso dell'assemblea regionale della CGIL. Il servizio. Libera il lavoro con due sì, oggi a Chieti c'è questa assemblea della CGIL, si parla di referendum e anche di voucher. Sono due quesiti di straordinaria importanza. Voucher e appalti sono la forma estrema di un processo di precarizzazione che ha colpito l'intero mondo del lavoro. Quindi abrogare quelle norme che impediscono la responsabilità solidale negli appalti e abrogare i voucher è un fatto di civiltà e di libertà per il lavoro. L'esplosione dei voucher dimostra che oramai i voucher sono applicati dappertutto, nell'edilizia, nell'industria, nella pubblica amministrazione, nelle università, nei servizi. Non è vero che riguardano solo qualche lavoretto occasionale. E d'altra parte negli appalti quello che succede è del tutto evidente. Tante imprese scompaiono letteralmente nella catena dei subappalti e della subfornitura, colpendo lavoratori e lavoratrici che a quel punto si trovano senza lavoro, senza reddito e senza diritti. Quindi è importante dire sì a questi due quesiti referendari proposti dalla CGIL perché, ripeto, è una battaglia di libertà e di civiltà. Aggiungo che noi avevamo proposto un terzo quesito, quello sui licenziamenti illegittimi. La Corte non ha ammesso questo quesito. Noi riteniamo che quel quesito fosse del tutto legittimo, ma nonostante che non ci sarà sulla scheda, noi durante questa campagna continueremo a parlare di licenziamenti illegittimi contro delle norme mostruose che danno la possibilità all'impresa di licenziare in qualsiasi momento il lavoratore magari da poco assunto. Quindi continueremo a farlo, anche perché insieme ai referendum noi abbiamo proposto una carta dei diritti universali per i lavoratori che ridisegna il diritto del lavoro. Prima udienza in tribunale a Pescara della causa civile con la richiesta di risarcimento danni del presidente della regione Luciano D'Alfonso nei confronti della giornalista Lilli Mandara, presenti vertici di Ordine e Federazione della Stampa. Vediamo. Presidente Pallotta, lei oggi è venuto qui a Pescara in tribunale a portare solidarietà alla collega Lilli Mandara in questa causa civile di richiesta di risarcimento danni da parte del presidente della giunta regionale D'Alfonso. Sì, perché questa procedura di chiedere rivalse civile, di chiedere risarcimento danni per l'immagine e quant'altro, è la dimostrazione di un ceto dirigente, ma non solo nella vicenda, in questa vicenda specifica, ma più in generale,
di un ceto politico che non è abituato a ricevere le critiche dal mondo dell'informazione. E allora quando i colleghi interpretano fino in fondo questo ruolo critico nei confronti delle istituzioni, del potere politico, allora c'è questo atteggiamento di rivalsa pretestuosa, di rivalsa anche intimidatoria. Dobbiamo difendere la libertà di informazione, è sempre più difficile esprimere una libera informazione, il caso Mandare emblematico è uno dei tanti purtroppo che registriamo in Italia, e per difendere la libera informazione basterebbe una legge abbastanza semplice, una legge che preveda la condanna dell'autore della citazione al pagamento della stessa somma richiesta nel caso in cui il giudice dovesse ritenere infondata infondato il processo e quindi la citazione, e quindi riconoscesse il processo temerario. E continua il nostro viaggio nell'entroterra teramano dopo l'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio un'intera economia. Castel Castagna, Prati di Tivo, Intermesoli e Pietracamela sono diventati luoghi spettrali. Si contano i danni, mentre gli imprenditori sono sempre più convinti di non avere più alcun futuro in queste zone. Tania Bonici Castelli. Continua il nostro viaggio nei paesi dell'entroterra teramano, un territorio piegato dall'eccezionale ondata di maltempo e dal terremoto. Distruzione, desertificazione ed economia azzerata, tre elementi che descrivono perfettamente queste realtà. A Castel Castagna, dove esiste, anzi esisteva, la storica e florida azienda dei salumieri di Castel Castagna, si stimano almeno 2.000 maiali morti sotto il crollo di 11 stalle. Tutto da ricostruire, il conto è pesante, almeno 10 milioni di danni. Saliamo poi ad Intermesoli. Un paese fantasma, non si sente una voce e sono le 10 del mattino, fili del telefono spezzati e penzolanti, la chiesa della piazza visibilmente lesionata. Saliamo ancora, attraversiamo Pietracamela per raggiungere Prati di Tivo, ma siamo costretti a fermarci, non possiamo proseguire perché la strada è transennata. Dal 21 gennaio, con ordinanza del sindaco Michele Petraccia, sindaco di Pietracamela, la stazione sciistica di Prati di Tivo è stata interdetta a chiunque, non si sale più. Il rischio valanghe sarà sicuramente riconsiderato nei prossimi giorni, ma ormai la stagione sciistica è terminata. Un momento tragico, stava dicendo, ma questi aquilotti ai Prati di Tivo quando torneranno a volare? Volano, ma torneremo a volare. C'è stata una congiuntura negativa perché il maltempo, che è una normalità, però sopraggiunto nel giro di poco tempo, due giorni, quasi in paese 2,80, 3 metri di neve, 4 scosse forti in mattinata, è stato veramente tragico. Mancata la manutenzione, secondo lei, di questa montagna? La manutenzione manca da anni, perché sì, il parco è venuto a proteggere cosa? A togliere la fruizione della montagna al montanaro. E se ai Prati di Tivo è vietato salire, torniamo indietro e ci fermiamo al centro di Pietracamela, uno dei borghi più belli d'Italia. Gli ultimi imprenditori a resistere sono i Montauti, una famiglia che per tre generazioni ha investito in questi luoghi, in alberghi, ristoranti, ritrovi e in un parco avventura ai piedi del Gran Sasso, ma che ora non vede più un futuro. Incommensurabile il senso di abbandono da parte delle istituzioni e della politica. Linda, lei è un'imprenditrice, ha investito tutto, ha investito la sua vita qui in questo territorio, in queste zone. Adesso che bilancio fa? Il bilancio è negativo, è sinceramente deprimente, perché oltre ad aver investito la mia vita, prima della mia vita c'era quella dei miei genitori, tutti i loro sacrifici, di generazioni, di persone che hanno lavorato tanto e hanno creduto in questo territorio, hanno creduto. E questa è la grande disillusione, aver creduto una cosa che poi non si è rivelata tale. Quando uno mi viene a dire la montagna, se non fate qualcosa, noi non possiamo fare, noi siamo la parte privata, noi abbiamo già fatto alberghi, investimenti, cerchiamo di mantenere strutture, è la parte politica che non ci segue più, ma perché c'è un bacino di voti ma irrisorio, noi siamo 35 persone a Pietracamela, ma di queste 35 persone non nessuno ha tanto interesse. Vogliamo dire che questa montagna è tra le più belle d'Europa. La bellezza non paga, io lo continuo a ripetere, sono posti bellissimi in tutto il mondo, non possiamo continuare a pensare che la bellezza del Gran Sasso salverà il Gran Sasso, facciamola finita, ci vuole una politica economica di marketing, qua ci vuole un
come ti posso dire, un imprenditore, un manager che possa rilanciare a livello proprio manageriale, con operazioni mirate, studiate, il Gran Sasso. Il Parco Gran Sasso? Il Parco Gran Sasso non esiste. Il Parco Gran Sasso non esiste, esiste sulla carta. La sopportazione di questa gente di montagna è allo stremo. Passi per essere stati senza energia elettrica 9 giorni, passi per non avere ancora linee telefoniche riattivate dal 18 gennaio, ma una strada decente che li colleghi al mondo la pretendono come un giusto diritto. E quando a Pietracamela arriva il postino, nonostante tutto, diventa una festa. Ma tra tante immagini negative, se volessimo ricordarne una positiva di questa ondata di maltempo, qual è? È stata che abbiamo avuto un grande conforto e aiuto a tutto campo da parte della Svizzera, del Trentino, con mezzi potentissimi, con i bruchi, con le turbine, con i mezzi più piccoli, e poi alla fine tutto finito, il lavoro eccetera, questi bei giovanotti, bellissime persone, gentili eccetera, hanno messo tutti insieme, tutti i gruppi, i mezzi, i bruchi, le turbine, le ruspe, le cose, hanno messo tutti insieme, hanno acceso tutte le sirene. E dopo la visita al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, la troupe delle Iene si è recata questa mattina in comune a Giulianova per intervistare il sindaco Francesco Mastromauro. La troupe delle Iene si è recata questa mattina in comune a Giulianova per intervistare il sindaco Francesco Mastromauro per un servizio dedicato alla vulnerabilità sismica delle scuole, che ha pure coinvolto altri sindaci dell'Ascolano e del Teramano. Quasi 15 minuti di riprese con l'inviata Nadia Toffa, che ha sottolineato come il sindaco di Giulianova sia stato uno dei pochi in Abruzzo ad aver fatto effettuare rilevamenti di vulnerabilità sismica sulla quasi totalità dei plessi scolastici cittadini, elogiandolo per l'attenzione riservata alla sicurezza degli studenti. Qualche complimento lo facciamo, non sempre le Iene sono cattive, ha postillato a fine servizio Nadia Toffa. E il centro storico di Teramo va messo in sicurezza, ma deve essere soprattutto restaurato, lo sostiene il Lions Club, sezione di Teramo, che organizza sabato prossimo all'Hotel Abruzzi un convegno in collaborazione con l'Ordine Teramano degli Architetti sul tema della conservazione dei beni culturali in territori in alta sismicità. Intanto questa mattina a Teramo è crollato un antico muro di pietre e mattoni lungo la centrale via Tom di Paolo Antonio. Vediamo. Spesso gli eventi sismici possono essere trasformati in opportunità di rilancio di una città antica come Teramo. L'importante è puntare sul centro storico attraverso la conservazione e il restauro dei beni culturali. È il messaggio che il Lions Club Teramo, insieme all'Ordine Teramano degli Architetti, intende lanciare agli amministratori locali. Se ne parlerà in un dibattito sabato prossimo alle 15.30 all'Hotel Abruzzi. È vero che la sicurezza è importante, ma non deve andare in secondo piano il recupero e la conservazione di quello che è il nostro patrimonio storico, che poi è la nostra ricchezza. Eliminare le scuole dal contesto urbano e dal centro storico vorrebbe dire impoverire ancora di più questa città e contribuire allo spopolamento. Il Lions di Teramo è sempre più impegnato in questo progetto di recupero del centro storico. Sì, noi eravamo partiti quest'anno come programma La legalità per lo sviluppo, ma dopo gli eventi che ci sono stati, al terremoto e dei problemi climatici, ci siamo chiaramente impegnati a operare in questo settore dei problemi del sisma e soprattutto del dopo sisma, della ricostruzione, della possibilità di recuperare i centri storici, ma soprattutto di utilizzarli. Non basta creare dei contenitori che rimangono vuoti, ma dobbiamo ridar vita ai centri storici, anche quelli dei piccoli borghi, anche quelli delle altre cittadine, non solo di Teramo. Intanto questa mattina a Teramo, nella centrale via di Paolo Antonio, è crollato un antico muro di mattoni e pietra che costeggiava l'ex campetto UTAP. È sempre più necessario dunque mettere in sicurezza il centro storico di questa città, senza però decentrare troppo i servizi, altrimenti, come sostiene anche il Lions di Teramo, il tessuto cittadino ne morirebbe. Passiamo ora alla pagina sportiva. È ripresa ieri la settimana di allenamenti che porterà il Pescara alla gara di domenica contro il Torino. Obiettivo: ritrovare la serenità e la compattezza. E ieri alla seduta era presente anche il presidente Daniele Sebastiani, a poche ore dall'atto intimidatorio subito. Il servizio di Andrea Costantini.
Come reagirà il gruppo al clima di eccezionale tensione venutosi a creare in città dopo gli ultimi accadimenti? È la domanda che attende risposta domenica prossima quando il Pescara scenderà in campo allo stadio olimpico Grande Torino contro la formazione Granata, allenata da Siniša Mihajlović. Ieri intanto un segnale lo ha in qualche modo lanciato lo stesso presidente Daniele Sebastiani, il quale a poche ore dall'azione intimidatoria subita ha comunque presenziato alla seduta di allenamento la prima settimanale. Un po' come dire che nonostante tutto c'è la volontà del numero uno del Delfino di restare in prima linea, rassicurando i giocatori che possono e debbono restare concentrati sull'obiettivo del match. Eventi del genere, dopo tutto, possono ricompattare un ambiente lacerato dai risultati negativi dall'ultima disfatta con la Lazio, e contro il Toro è lecito attendersi una prova d'orgoglio. Nel corso della settimana si capirà se ci sono possibilità di vedere in campo l'ex Cesare Bovo, che aspetta ancora di debuttare in biancazzurro. È rientrato in gruppo coda e quindi il tecnico Odo può pensare di nuovo ad una difesa a tre che può in parte compensare gli evidenti limiti nella fase difensiva che si sono riproposti nell'ultima gara. Da valutare anche se il francese Baybek supererà l'affaticamento muscolare di cui è stato vittima nelle ore antecedenti la gara con la Lazio. Quasi certamente darà ancora forfè Alberto Gilardino. Per tutta la settimana i tesserati del Delfino non rilasceranno dichiarazioni. Isolarsi dalle polemiche è la strada scelta per ritrovare un po' di serenità in vista dei prossimi impegni. Sul fronte Torino mancheranno a centrocampo Valdifiori e Baselli. Al posto dell'ex empolese Mihajlović è pronto a lanciare in regia il serbo Saša Lukić. Per Baselli la principale alternativa sembra essere il ghanese Aqua, che potrebbe essere buttato nella mischia a pochi giorni dal rientro dalla Coppa d'Africa. E in Lega Pro tra poco in campo il Teramo per il quarto di finale della Coppa Italia contro l'Ancona. Per le ultime dal campo ci colleghiamo con Jacopo Forcella. Jacopo, a te la linea. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori del nostro TG6. Le squadre sono già sul terreno di gioco, hai detto bene, quarto di finale di Coppa Italia per il Teramo, gara unica contro l'Ancona, una partita comunque delicata per la formazione di Lamberto Zauli. Dopo il pareggio condito da polemiche di domenica scorsa contro il Sant'Arcangelo, e allora per questo appuntamento molto importante che potrebbe proiettare la formazione biancorossa in semifinale, il Teramo Zauli sceglie la formazione quasi tipo un 4-2-3-1 con Narciso tra i pali, Imparato, Altobelli, Caidi e Sales in difesa, Matilde Di Paolo Antonio a centrocampo, Petrella, Carraro e Tempesti alle spalle di Marco Sansovini. Per quanto riguarda l'Ancona, confermato il 4-3, Anacura tra i pali, Barilaro, Ricci, Costadino, Vincenzo Affare, difesa Gelonese, Stampa e Vitiello a centrocampo, Barichi e Frediani saranno le ali a supporto della punta Michele Paolucci. Sulla panchina del Teramo c'è Calore, Speranza, Palladini, Alessio Palladini, figlio di Ottavio, ex allenatore della San Benedettese, che è presente in tribuna per Bonoli, Barbuti, Camilleri, Carcali, Stilari, Scipioni, Fratangelo, Mantini, Cesarini e Baccolo, allenatore ovviamente Lamberto Zauli. Panchina per Fabio Brevi invece Spuzia, Di Dio, Bambotti, Aghiei, Mancini, Nicolao, Momente, Ascani, Forgax e Bartoli. Arbitro dell'incontro il signor Lorenzo Maggiori di Lecco, assistenti Giuseppe Manzi di Loncera Inferiore, Alessandro Rotondale della sezione dell'Aquila. Vi ricordo ancora una volta, gara unica, dunque in caso di parità si andrà all'extra time. Per il momento è tutto, le squadre sono sul terreno di gioco, tra poco il fischio d'inizio di Teramo Ancona, a voi. Grazie Jacopo, e oggi si disputano anche i recuperi della 20ª giornata del girone F di Serie D, Matelica, San Nicolò e Agnonese Pineto. Per le ultime su questa seconda gara ci colleghiamo in diretta con Andrea Costantini. Andrea. Sì, buon pomeriggio Elisa, buon pomeriggio a tutti i nostri amici telespettatori. Stanno per scendere in campo le due squadre qui allo stadio Civitelle di Agnone per questo recupero della 20ª giornata del girone F. Il tecnico del Pineto Amaulo cambia 4 undicesimi della formazione che ha impattato domenica con la Jesina. In campo vanno Malocu, Proietti, Ganci e Ciarcelluti. Finiscono in panchina Assogna, Emili, Cacciatore e Palumbo. Questo è l'11 dunque schierato da Amaulo, Mazzocchetti, Malocu e Fiumara, Mariani, Pomante, Pitani, Proietti, Logoluso, Ganci, Ciarcelluti ed Esposito. In panchina Giacchetta, D'Antonio, Assogna, Schiotti, D'Angelo Antonio, Collelluori, Emili, Cacciatore e Palumbo. Risponde l'Olimpia Agnonese con Campanico, Demoleon, Walter Guerra, Di
Di Lollo, Castese e Rullo, l'ex Leccese, ex Serie A Erminio Rullo, poi l'ex San Nicolò e Teramo Margherita, quindi ricamato Guida, Page e Gentile. In panchina Cannella, Litterio, Navarro, Tristano, Lucarino, Sveglia, D'Ambrosio, Guerra e Ragazzo. Il tecnico è un abruzzese, ovvero Alessandro Del Grosso. Dirige l'incontro il signor Filippo Cacciaglia della sezione di Iesi, assistenti Scoppio di Molfetta e Roca di Foggia. Pineto in buone condizioni con il portiere Mazzocchetti imbattuto da 557 minuti, un Pineto che da 6 partite non subisce gol e da 6 partite appunto fa risultati utili consecutivi. Per la squadra di Amalo si tratta oggi di cercare di allungare questa serie per non solo prolungare il momento ma conquistare punti utili verso la salvezza contro un Agnonese che dopo un bel girone d'andata ha un po' segnato il passo nelle ultime settimane. Dallo stadio Civitelle di Agnone è tutto, con l'ingresso in campo delle due squadre. Io vi posso restituire la linea, Elisa. Bene, grazie Andrea, buon lavoro, e termina qui la prima edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.